L'obiettivo è avvalerci di una struttura qualificata pubblica dello Stato per accompagnare i nostri processi di valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare. Le aspettative sono importanti perché il protocollo, al di là della visione strettamente burocratica, contiene uno strumento che è il tavolo tecnico, un tavolo tecnico permanente che consentirà all'interno dello stesso e con una rapidità anche burocratica e giuridica importante di definire una serie di partite che da anni tra l'amministrazione comunale e lo Stato centrale ci trasciniamo anche con una serie di complicazioni e che invece in questa modalità possiamo rendere fruibili, snelli e soprattutto mettere anche a reddito e impostare processi di valorizzazione a tutto campo. Naturalmente all'interno di queste azioni ci sono misure sulle quali, come ente che ripone nella valorizzazione del suo patrimonio obiettivi strategici importanti, con a fianco il demanio in funzione operativa e condivisa, possiamo raggiungere obiettivi importanti anche da questo punto di vista. Il Comune di Napoli e l'Agenzia del Demanio, attraverso lo strumento di un accordo di collaborazione firmato oggi a Palazzo San Giacomo, creano importanti basi operative in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della città, un settore su cui puntano molte azioni di riequilibrio per gli obiettivi di risanamento. L'importante iniziativa prevede operazioni congiunte sul patrimonio e sulle potenzialità del suo sviluppo, compresa la valorizzazione degli immobili di interesse culturale, storico ed artistico. Noi col Comune di Napoli, che ha un enorme patrimonio immobiliare e altrettanto ne ha lo Stato, che l'Agenzia del Demanio diciamo, gestisce, abbiamo tante questioni da risolvere, abbiamo tanti tavoli su cui sederci a ragionare per reciproca soddisfazione naturalmente. Abbiamo tante vicende anche di natura tributaria o di canoni di locazione passiva che ognuno deve riconoscere all'altro, in modo tale da discutere in maniera calendarizzata, in maniera strutturata per arrivare a soluzione di problematiche che spesso si trascinano nel tempo da tanto e che invece dobbiamo portare a soluzione.